Guppisi lol, salam aleikum, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di PES 2018 stagione 3. Sono sempre io, Walter A, fondatore di Guppisi lol. Eccoci, è tornati dopo il... Praticamente siamo tornati con questo, diciamo, anteprima del campionato. Purtroppo il primo episodio è venuto un po' a scatti, non ho potuto... Carica, cioè, o meglio, devo ancora caricarlo perché non so quando lo caricherò. Vediamo adesso il secondo se avrà una stabilità, ma devo fare delle verifiche. Innanzitutto, vediamo un attimo come è la scheda di gioco. Fra poche settimane potremo recuperare dei giocatori. Oggi giochiamo con Cucino al posto di Adnan, anzi se non è proprio il migliore qua. Mettiamo la Zara al posto di Nicodemo, proviamo a fare qualche... Del resto proviamo di nuovo Safatah al posto di Zoro. E giochiamo con Pressello, vediamo come se la cava. Ok, andiamo alla prossima partita. Oggi sfidiamo un'altra di quelle dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco. Che ho sto telefono, che rumore, aspetta che abbasso un po' la suoneria. Sfidiamo il Manchester United, dove c'è pure Ibrahimovic, finalmente sfidiamo il dio del calcio. E per me il dio del calcio è Zlatan Ibrahimovic, perché 40 anni, lui sa come si gioca a calcio. Mi spiace, ma io lo reputo migliore di Messi o di CR7. Messi ancora è un giocatore, sì, ma CR7 è un giocatore sopravvalutato, nel senso che non perché sono anti-Juventino, ma per il fatto che, cioè, lui sì, è un giocatore, ma non è proprio decisivissimo. Comunque, eccoci sempre qui in America, dove questa volta piove. Sfidiamo il Manchester United. Speriamo che questa volta vada un po'. Dobbiamo però vedere perché non so. Ecco i tifosi del VPC LOL che sono venuti in massa dalla VPC LOL Republic City, e sfidano una delle squadre migliori del mondo, il Manchester United, che comunque è la squadra più tifata del mondo, ma per tanti motivi che non vi sto a dire. Prima però devo fare delle prove, perché sennò non posso fare niente, perché mi dà un po' di lentezza, ma sarà sicuramente il motore grafico che non è proprio forte. Ecco che c'è Adnan, acquistato un giocatore iracheno, acquistato al VPC LOL. Aspetta che vedo se... Innanzitutto iniziamo. Un attimo. Ok, un attimo che sto facendo delle prove, raga, perché devo vedere se si stabilizza. Ok, iniziamo. Sembra che si stia stabilizzato ora, ma poi devo vedere nel primo tempo. Palla per San Vito. Luca Norese. Da per Mirko Granito. Palla per Kurtic. Si sente palla per Spettro. Per Lazzar, ma è un po' il... Parte il tiro di Kurtic al volo, ma la palla è alta. Però bella azione del VPC LOL che comunque non vuole stare qui solo a fare, diciamo, lo spettatore. E niente, vediamo come andrà a finire. Palla per Kurtic. Ora palla per Lazar. Uno degli ultimi arrivati del VPC LOL. Palla che per Garnito, che... Cross al volo, attenzione.
Non ci arriva, però c'è un calcio d'angolo per il VPC LOL. Palla per Zahara che la batte al centro. Vediamo se arriva Kurtic. Prova in rovesciata, ma è tentativo fallito. Comunque, Manchester tiene la palla in campo, non la butta. Manchester che la dà per. Attenzione, palla per Martial. Martial, però, c'è la grande risposta di Pressello. Ora invece si fa vedere, ma prova a difendere. Lazar comunque entra la porta via. Attenzione, la grande risposta di Pressello. Il Manchester però insiste. Adesso il VPL è arrancato in difesa. Lazar però riesce a liberare. Palla per Daniel Spetro. Vediamo se riesce ad arrivare il pallone. Attenzione, Daniel Spetro ha un buco. Però non riesce a calciare. Lo riprendono. Allora riparte il Manchester. Vabbè. Valore San Vito. Granito. Te la dà per Spettro. Attenzione Spettro. Viene anticipato. Attenzione Kurtic però. Un po' di tempismo. Il Buisol si deve riabituare perché sono mesi che non gioca più. Errigo. Manchester ora prova a fare la partita. VP Solo che comunque ha pur sempre vinto la UEFA Europa League e sicuramente li rispettano. Daniel Spetro, però è braccato. Adesso c'è un fallo in attacco. Viene solo redarguito. Anche se questo onestamente. È andato un po' giù facilmente. Aspetta che c'è un. Ok. Sì, ogni tanto c'è un buco di prestazioni. Attenzione, ancora Pressello che sta facendo già tre parate. Buona inizio di partita del portiere comunque. Mi perde molto utilizzato dal VPC LOL. Se ne è Kurtic. Palla per Dani Aspetto che però non riesce a passare Mata. Zahara. Ancora Spettro. Spettro va in corridoio per Granito. Attenzione Granito. Va in porta. Attenzione Dani Aspetto. Viene devia murato il tiro. Sull'assi di granito. Ora il Manchester prova a ripartire. Ora c'è Brimic che comunque ha toccato pochi palloni. È stato un po' braccato. Ora attenzione, c'è un'azione per Mkhitaryan, un giocatore che si chiama così. Nomi impronunciabili, insomma. Cross. Palla per Zahara. Non riesce però a prendere la palla e a superare il difensore. Zahara che lo scorso campionato ha segnato più di 10 gol comunque. Molto è. Palla attenzione per Taha. La palla passa ma non riesce a entrare. Si salva il Manchester, ma il VPC LOL comunque sta dimostrando un atteggiamento molto migliore dell'ultima partita. Manchester prova a finire l'ultima parte, però attenzione, c'è Lazar. Però si salva. Zahara prova a mandare Spettro. Attenzione Spettro. Paridoio per Granito che ha un bel corridoio. C'ha più velocità rispetto a Jones. Attenzione. Cross per Daniel Spettro di testa. Daniel Spettro 1-0. Il VPC LOL segna poco prima della fine del primo tempo. L'azione di personalità, il VPC LOL te ne aspetta solo, non sbaglia mai. Cross di granito e Daniel Spetta da lei non può sbagliare. E non può nulla il portiere.
Poco prima del primo tempo, il Vupisiolo trova il gol dell'1-0. Vupisiolo, avendo perso la prima partita, è obbligato a vincere le altre due per questo torneo. Attenzione ancora nel spettro, palla per Lazar. Granito. Non passa il pallone. E finisce il primo tempo. 1-0 per il Vupisilol grazie al gol di Daniel Spettro. Un Vupisilol molto attivo, ma anche un Manchester che ha fatto vedere le cose. E devo dire che a Paracel, il secondo portiere del Vupisilol, ha dimostrato un'ottima personalità. Ci vediamo per il secondo tempo. Tra poco. Eccoci tornati. Sembra che sia stabile il video, quindi possiamo continuare. Inizio il secondo tempo, aspetta che accendo sta luce, che non si vede niente. Poi vi racconterò di quello che è successo in questo... È caduto qualcosa. Comunque ha fatto una sostituzione il Manchester United. Ora che vorrà sicuramente reagire. Ibrahimovic. Tiene la palla, attenzione. Però la difesa del Vupisilol chiude. Palla per Lazar, Daniel Spetro. Palla per Taha. Lui è un giocatore che è stato un po' andato un po' dappertutto. Il VP non lo venderà finché non troverà un'offerta decente. Attenzione, Taha. Zahara. Norese. Palla un po' per Granito, ma è un po' in ritardo. Che tanto da un po' che non sento. Vabbè, quelli lavorano sempre. Daniel Spettro, Granito, attenzione. Bella palla per Granito. Il tiro verrà ribattuto. Ancora Granito, parte il tiro, palo! Non è possibile, grande. Si è insistito Granito, ci verrà Zahara. Nello spettro. Zahara non arriva, allora il Manchester si salva. Attenzione, Errigo. Ma la palla è un po' imprecisa. Ora il Manchester prova a insistere in azione continuata. Attenzione, il tiro respinto. E c'è il gol del Manchester. Se è insistita questa volta non può nulla. Gol di Lukaku, che ormai in verità gioca nell'Inter, ma... Pensando Lukaku, perché non proviamo a prenderlo magari? Servirebbe un attaccante come lui, se vogliamo vincere qualcosa. Azione insistita del Manchester United sicuramente, ma poco si sono un po' impigliati la difesa. Qui sono stati da una parte. Hanno avuto anche un po' di fortuna. Facciamo un po' di. Cambiamo qualcuno perché dobbiamo. Dentro Nicodemo, fuori Lazar. Vediamo come sono messi. Ikedira non è neanche nella migliore condizione. Facciamo così. Ma al posto di Safatta va Zahara che va in attacco, esce ed entra Alessandro Vittorio. Mentre Adnan lo cambieremo con Cucino. Un triplo cambio. Si riparte dall'1-1. Pallone per Zahar che ora gioca come ala. Poi un corridoio stretto, attenzione Daniel Spettro. La palla va per Granito, Mirko, Granito. 2-1, il Vupisilol torna subito avanti, un'azione 1-2 fulminante, bella azione. Zahar che ha fatto un corridoio, Spettro ha illuso e l'ha messa dove Granito non può sbagliare. Qui un po' disattenta di vedere troppo libero sicuramente era. Granito che è stato utilizzato un poco perché lui è l'attaccante di riserva. Un altro che è stato selezionato da Luca Norese. Eh sì. Grande Granito. Però queste magliette le dobbiamo levare, sono vecchie. Solo che dopo quello che è successo. Non saprei come. Sono successe pure delle cose un po' gravi in questi mesi.
Però vabbè, non dico un altro. Kurtic la dà per Granito. Granito per Daniel Spettro. Daniel Spettro, attenzione, palla per Zahara. Zahara! La palla esce di un niente. Ma questi cambiano completamente la mia trasformazione. Molto più offensiva adesso. Zahara che gioca come attaccante, diciamo, mezza punta. Sì, la palla esce di un niente proprio. Tocca all'esterno della rete. Giocatore italo-iracheno. Ma ora sostituzioni pure. Sì, ogni tanto ci sono rallentamenti colossali, ma perché ormai sto PC è vecchio. C'ha 5 anni, tecnicamente non potrei neanche più portare giochi. Comunque. Palla per Granito, che ora è un po' indietreggiato. La palla. Ah, no, viene deviata. Palla per Nicodemo. Nicodemo va via a Maitic. Palla per Daniel Spettro, che vince il rimpallo, però non riesce a vincere il secondo. Manchester, che adesso è un po' braccato dietro. Il VPC LOL ha preso le ore. Sta facendo una bella prestazione. Zara. Palla per Daniel Spettro, ancora Granito, attenzione, Granito. Partita di Granito, ah, fuori di un niente, bella azione. Sì, si è portato, ma era una traiettoria un po' impossibile per fare quel tiro. Comunque, torniamo, San Vito che... Palla per Ibrahimovic, che ha visto pochi palloni perché la difesa è stato molto braccato. Azione qua, Daniel Spettro. Palla per Fede, per Zara, che ha, si vede tutto. Zara, 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 la palla non rimane lì. Granito non riesce a entrare, incredibile. Si salva il Manchester dal KO. Non è... Vabbè, è andata così. Non dico altro. Ancora Zara. Zara per Daniel Spettro. Daniel Spettro da per Vittorio. Kurtic. Petro. Zara. Si prova a liberare. Zara. La palla però rimane lì. Incredibile. VPC non riesce proprio a chiudere la partita. E il Manchester è ancora in partita. Anche se adesso prima o poi riuscirà a ripartire. Il Missilon deve stare in attacco, non deve farli partire perché non deve subire il gol del pari. Attenzione! C'è un'azione per Lukaku. Però lo braccano e in qualche modo si salva, ma non è ancora finita. Il Manchester prova. Pressello la dice di no, ma adesso ha sprecato tanto il VPC LOL. Anche se questo tiro non so se andava dentro. Comunque. Aspettate un attimo. Scusate, c'è. Aspetta, chiudo la porta. Non voglio che mi sentano. Chiuso la finestra così non mi sentono. Attenzione! Va a vuoto ma si salva il VPC LOL. Rilancia subito, Daniel Spettro, però deve aspettare che ritorna perché lui non ha più energia ormai. Tiene la palla. No, però la regala. Palla per Rigo. Ancora Daniel Spettro. Daniel Spettro. Per Zahara. Tiene la palla. Attenzione Zara. Zara, però sbaglia completamente. Ma finisce qui. Il VPC LOL vince 2-1. Si riscatta dalla prima sconfitta in questo mini torneo. Si rilancia. Il risultato poteva essere autonomo, ma il VPC LOL ha interpretato bene la partita e ha subito. E ora si ritornerà per il prossimo.
Invece questa partita è un po' particolare. Vuoi stare dritto? Partita alla pari è stata. E si va avanti. Beh, Roma ha vinto 1-0, il Paris Saint-Germain ha perso. Siamo a 3 punti. Praticamente, se dovessimo vincere con PSG, ma potremmo ancora farcela. Sì, va bene, non mi interessano queste cose. Vabbè, basta, andiamo alla prossima giornata. Questo è il rapporto. Praticamente gioca in posizione di centrocampista laterale destro. Sì, ma visto che faccio. Ok. Sì, ma lo. No, Alessandro Vittorio non viene ceduto. Comunque, ci vediamo nel prossimo episodio per l'ultima partita di quest'anteprima.